perdonami, Gesù, di aprirmi al tuo amore, così che anche io possa aprirti il mio amore. Parole dal cuore, pensieri, canti ed emozioni con Don Lucio Giacintucci, che è qui con noi in studio, e Nando Marinucci, che vi parla. A Don Lucio Giacintucci, come al solito, la preghiera d'apertura per questo nuovo incontro. Siamo giunti al numero 56. Don Lucio. Sì, un salutone a tutti i radioascoltatori e soprattutto un buon inizio di questa trasmissione. Ecco, vogliamo, come in tutti i momenti che ci siamo sentiti attraverso la radio, vogliamo chiedere al buon Dio che ci accompagni e anche in questo piccolo programmino. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Allora, caro Don Lucio, la parola dal cuore che abbiamo scelto per oggi è la parola benessere. E allora, in un quadro sociale come quello che stiamo vivendo, la ricerca del benessere si trasforma quasi sempre in un sogno irrealizzabile. La vita che conduciamo ci impegna sia sotto l'aspetto spirituale che fisico, un impegno che logora, danneggia al punto tale da far ricorso quasi sempre agli specialisti. E ripristinare lo stato di benessere migliore l'attività di un noto professionista che opera nel campo medico qui a Pescara, un editore scientifico che opera nella medicina con il suo studio medico specialistico ed è il dottor Alfredo De Feo. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. E allora, caro Alfredo, caro Don Lucio, quando si parla di benessere, si parla del miglior stato di salute, di uno stato di grazia sotto ogni punto di vista. Dunque, quello che ognuno di noi desidera vivere. E allora, considerando comunque le risorse che il mondo moderno ci offre, l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni e tutta la ricerca profusa e le grandi conquiste nel campo scientifico, nel giudizio comune persiste e rimane sempre difficile, se non impossibile, rilevare gradimenti e soddisfazioni complete. Sempre lamentosi siamo, si va sempre alla ricerca ossessiva di uno stato migliore. E allora, caro Alfredo, caro dottor Alfredo De Feo, a quale stato di benessere aspira l'uomo di oggi? Perché sembra così difficile assecondarlo, questo uomo? Beh, diciamo che il punto iniziale è quello che ci deve essere un giusto equilibrio tra questi elementi che sarebbero l'anima, lo spirito e il corpo. E naturalmente, se non c'è tra di loro una completa unione, questo viene a mancare, diciamo, l'aspetto fondamentale che poi è quello che porta a far curare la persona e far sì che possa davvero trovare il percorso giusto della sua malattia. E giustamente bisogna raggiungere una certa armonia fra spirito e fisico. E allora io dico, già da questa prima battuta, cara Natasha, alla regia, possiamo mandare il primo brano dal titolo Quanta Vita, album Quanta Vita, ed è una collaborazione del 2019 fra i Sunlight Project e i famosi Gen Verde. Qualche parola dal testo, caro Don Lucio, caro Alfredo. Questa vita è fantastica. Balliamo e vedrai che tutti i problemi scompariranno. Canción me abre el corazón, me hace vibrar, me da ganas de vivir, de bailar y sonreír. Un día más me vuelve a despertar con su luz, me da alas libre, ahora soy con mi ritmo alegre, voy. Hey, esta vida es estupenda, vamos a bailar.
nascosto tra le righe di quello che sento. C'è tutto il mondo e se ci penso non voglio più fermarmi a perdere tempo. Mi immergo in mezzo a questo istante gigante e lo proteggo come fosse un diamante. Mentre stringo tra le mani questa vita preziosa, scende un velo di luce che trasforma ogni cosa. Cuánta emoción yo siento mientras se pone el sol bajo un cielo enorme aquí, solo puedo ser feliz. E allora, Don Lucio, Alfredo, quanta vita i Genverde e i Sunlight Project dicono: questa vita, questo cielo sono qui proprio per noi. Sì, è molto... è molto bello parlare con voi anche di questo argomento, il benessere. Può essere che c'è tutto e non c'è niente in questo piccolo termine, nel senso che il benessere, noi sappiamo cos'è per noi il nostro benessere, però poi, ecco, sono un sacerdote, come sono chiamato a aprire gli occhi per vedere le persone che non vivono questo benessere, no? E se questo benessere, come diceva Alfredo, anche vivere un equilibrio tra lo stato, tra lo spirito, il corpo, l'anima, vuol dire che dobbiamo aiutare anche noi alcune personcine a raggiungere questo benessere. E penso che questo è il compito del cristiano, è questo, no? Preoccuparsi, vedere quello che ci sta intorno e aiutare gli altri a raggiungere il benessere. Mi dilungo un po', volevo dire una cosa. Una volta Madre Teresa di Calcutta ricevette la visita di un vescovo, ormai era maggio del 97, moriva poi a settembre del 97, e lei intubata diceva: io mo devo fare quello, devo fare quest'altro, devo andare lì. Quello, il vescovo gli ha detto: guarda, ma tu stai così, che vuoi fare, no? E lei diceva: io fin quando ho l'ultimo respiro voglio passare quest'ultimo respiro a riempire la valigia che presenterò poi al buon Dio quando mi presenterò davanti a lui con delle opere buone. Io voglio fare e voglio che la mia valigia davanti al Signore sia piena. E poi chiese al vescovo: e tu, com'è la tua valigia? La nostra valigia deve essere carica di persone che dobbiamo in qualche modo prenderci in carico, prenderci a cuore, e quindi il benessere, no? Pieno di benessere la nostra valigia. Molto bene, Don Lucio, il benessere. Le attività specialistiche della tua Special Med, dottor De Feo, sono numerosissime e coprono ogni branca medica. Abbiamo letto sul sito ufficiale tante specializzazioni, tanti specialisti, e quindi grande offerta per la nostra salute, per il nostro benessere. Comunque la lotta contro il male, contro il malessere, è sicuramente una vocazione, la vostra vocazione. Facile combattere e vincere il male, che emerge in tutta la sua chiarezza. Al contrario, quello che si nasconde resta oscuro ed incomprensibile. Allora la domanda è questa: quali accorgimenti può prendere un editore scientifico, uno che dirige una struttura di questo genere? Quali astuzie, quali risorse si possono impiegare in questi casi, quando non si riesce a individuare il male così come solitamente si fa, no? Quale garanzia per il richiesto benessere? Questa è la domanda. Beh, ricollegandomi a quello che ha appena detto Don Lucio, noi siamo nati proprio con questo principio di creare un rapporto comune tra tutti i specialisti, proprio perché il paziente non è che deve venire solamente per quel singolo problema, e di conseguenza viene accolto sotto questo aspetto da tutti i vari visioni che possono essere scientifiche, mediche e non solo, perché così viene aiutato a completare, diciamo, quello che poi è il suo programma di
reinserimento anche, diciamo, nella sua vita quotidiana, perché sennò altrimenti risolvere solo il singolo problema e poi restare lì, che si ritorna a casa e si ritorna a vivere quella condizione che magari non favorisce il benessere in quel momento, allora si ritorna a ricadere nello stesso problema. E invece così, ecco, l'aspetto fondamentale che poi ricollega, ecco, a quello che dicevo inizialmente, è importante non solo guarire il corpo, ma entrare proprio nell'aspetto fondamentale, principale della persona, che è quello dell'anima e dello spirito. E che è giusto, insomma, la formula è quella, quindi trovare sempre la giusta armonia fra i due aspetti. E quindi bisogna sicuramente raccordarsi con il contesto in cui si vive, cercare di individuare non solo l'aspetto specifico, ma legare con tutto il mondo che ci vive intorno, cercare quindi un reinserimento, come dicevi, un reinserimento nella società con un certo grado di benessere. Quindi questo è il segreto, se vogliamo. E allora io inviterei la regia a mettere su il brano, il secondo brano, dal titolo Guarda caso, io credo nel noi, quindi le relazioni sono fondamentali, dall'album On the Other Side del 2005 dei Gen Verde. Qualche parola dal testo, e quindi le traiamo. Queste ragazze sono formidabili, riescono sempre a dare il meglio e darci sempre qualche soluzione ai nostri problemi. La mia vita sembra inutile, dubbi e paure fanno a pugni con la volontà. Giorno nell'inquietudine, in questa stanza la mia vita sembra inutile, dubbi e paure fanno pugni con la volontà, respiro a fondo e la luce cerco dentro me. E allora, Don Lucio, io credo nel noi, una formula giusta davvero, quindi relazionarsi con gli altri è la cosa migliore. I Gen Verde dicono: se io ci sono per te e tu per me, possiamo vincere. Sì. E sicuramente, ecco, sicuramente se dal punto di vista cristiano, ecco, noi... ascoltando Gesù, ascoltando il messaggio di Gesù, che è un messaggio essenzialmente d'amore, no? E ama il prossimo tuo come ami te stesso, no? Ama il prossimo tuo dando la vita per il tuo prossimo. Quasi va ben oltre la semplice relazione, si va proprio nel cuore del messaggio evangelico, che è il preoccuparti dell'altro, amare l'altro. Scordandosi quasi di te stesso, anzi, più ti scordi di te stesso, più ti accorgerai che vivi questo benessere, perché ce lo dice Gesù, quando dai ricevi, e c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora penso che, ecco, la chiave potrebbe essere proprio questa, no? La gioia del fare il bene ti riempie, e il rapporto con i fratelli è una palestra
per ecco, vivere l'avventura meravigliosa della vita. L'avventura meravigliosa della vita. E allora stiamo giungendo proprio al termine della puntata. Caro dottor De Feo, sappiamo che il corpo umano resta comunque un grande mistero, così come la vita con tutte le sue lagnanze, ovviamente, fino a quando dobbiamo trapassare tutto un lamento, giusto Don Lucio? E allora, anche se la perversione umana molte volte devia nel male, la ricerca del benessere dovrebbe unirci in questo comune cammino. E la domanda finale, ovvero il messaggio che noi lanciamo a tutti i radioascoltatori, deve uscire appunto da questa piccola riflessione che consegno a te, caro dottor De Feo. Sicuramente quel messaggio del cammino comune è un messaggio di speranza, ma quali certezze, quale futuro può garantire il mondo della medicina, dell'imprenditoria, della scienza e tutto quello che vogliamo? La medicina ha questo scopo, diciamo, di riempire, colmare, diciamo, quel vuoto che il paziente in quel momento ha e non deve trovarsi più solo, deve avere, essere accompagnato in quello che è questo, ripeto, percorso e cammino, proprio per favorire il decorso della sua malattia. Quindi una sorta di diciamo segreto, va bene? Caro Don Lucio, è qui, abbiamo bisogno anche di te, quindi della spiritualità, bisogna riempire e colmare i vuoti che il paziente sicuramente ha nel momento in cui ha a che fare con la malattia, quindi perde riferimenti, perde ogni cosa. Ecco che la medicina e la scienza cerca di fare del suo, ma anche la Chiesa può, sì, e deve sicuramente aiutare, correre, sì, a soccorso dell'uomo. Sì, 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 sì. E allora io consegno a te la benedizione finale, i saluti e poi sigla. Sì, allora chiediamo la benedizione di Dio, ecco, su noi qui in studio, su voi tutti, cari radioascoltatori di Radio Speranza, la nostra radio diocesana. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie Gesù per il tuo amore. Donami di aprirmi a questo amore, che io possa divenire amore. Perdonare a tutti, amore.